Lui ne è caduto uno. Come è caduto uno? Sì, ha distrutto la moto. Ho sentito un badabam, mi sono girato, ho visto la moto infilata nel guardrail. Porca vacca. L'ha distrutta. Nel davanti non c'è più. Ciao fans, nella prima parte di questa giornata siamo partiti da casa dirigendoci verso l'autostrada Milano-Torino dove, come al solito, la sbarra del telepass non si è alzata. Una volta presa l'autostrada ci siamo diretti verso la barriera di Milano dove abbiamo incontrato i primi due fans, Giulia ed Ivan. A questo punto abbiamo ripreso la strada in direzione Cinisello dove avevamo fissato il secondo punto di incontro incrociando sulla strada Manuel con il suo 1290. Arrivati al secondo punto di incontro, dopo esserci presentati, Luna ha fatto benzina gratis come al solito e ha anche ricevuto dei prodotti in omaggio da Manuel. A questo punto siamo ripartiti tutti quanti insieme facendo la valassina in direzione del terzo ed ultimo punto di incontro in un benzinaio a sud di Lecco, già sulla strada che porta Valcava. È proprio qui sulla strada di Valcava che dopo aver fatto pochi tornanti mi si sgancia la Insta 360 dal codino della moto. Fortunatamente Matteo, che mi seguiva, è riuscito a schivarla perché me l'avrebbe distrutta. Dopo essere tornato di corsa fino alla moto in salita, scoprendo quanto sia difficile correre con la tuta e gli stivali, siamo ripartiti tutti quanti in direzione Valtaleggio, dove abbiamo fatto delle clip veramente belle e quindi a questo punto, sulla strada che porta al Passo San Marco, che ci siamo salutati. Possiamo quindi ora riprendere con la seconda parte di quella giornata. Buona visione! Che bestia l'RC! Viaggiano, eh! Immagino! Gli ho dato strada libera, adesso si scatenano tutti. Non riesco a starli dietro, è lì che io ce la faccio in salita, eh. Stavo perdendo la ruota dietro, tutto bene? E inizia la salita del San Marco qua, eh. Ok, semaforo verde. Rosso. Ciao Eros. Attenzione, parte la bagarra del Triumph. Sto seguendo il gruppo di testa. Attenzione bagarre. Che figata quando si riesce a mettere insieme così tante persone. Porca vacca, se spingono. Po' fatica, po' fatica. Sono rimasto da solo e abbandonato. Luna è davanti nella bagarre vera. Sono arrivato al gruppo di testa, attenzioni. Forse qualcuno è andato, non lo so. Questa Triumph non riesco proprio a prenderla. E cerca di riprendere il gruppo, ma non ce la farò mai. Però supero un trattore con grande agilità. Tornanti, attenzione, attenzione. Eccoli là, tutti davanti, stanno andando. Muore? Eccolo! Sono nel gruppo di testa! Io sono uno degli ultimi, anzi penso di essere l'ultimo. Cavacca, se spingo, stichilo! Spingono di bestia, eh! Non mi avvicino neanche per sbaglio! Spingono di bestia! Ingarellamento! Ingarellamento! E non ho abbastanza motore per recuperarvi. Ma ti pare parcheggiamo qua così questi? Sto perdendo, merda, la macchina è mezzo, mi è arrivato un ramo sul casco.
Bel tempo al San Marco. Non ce la faccio più, amore. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Luna l'ho persa del tutto. Eccolo. Eccolo. È stancante, sta lì dietro. Non ce la faccio più. Però voglio mollare. Ma dove sono? Ah, sono qua. Sono arrivata. Porca vacca. Porca vacca, amore. Tu non c'è posto per tutti. Se volete fermarvi qua, io vado su a far volare il drone nella nebbia. C'erano un ritmo della Madonna, Sono riuscita a starli dietro. Sono tutte moto abbastanza spinte, Bello! Bello, no, tutto bene, bello! Siamo arrivati in cima al San Marco, c'è la nebbia. Occhio che quello è caduto. Per fortuna c'è il paramotore. Vai là, vengo anch'io. Ho sudato, Porca vacca, però è tempestata. Quindi siamo arrivati in cima al San Marco, là ci sono tutti i fans. Ci fermiamo qua, facciamo volare il drone. Bene, riprese col drone le abbiamo fatte. Adesso andiamo a recuperare chi è rimasto giù al rifugio e poi partiamo. Sono solo loro? Non c'è più nessun altro? Che figata le nuvole così.
Bene Franz, si è ripartiti da San Marco. Luna credo sia a metà, non lo so, dove sei? Fondo? Sì. Mi senti? Mi senti? Non ti sento più, sei troppo lontana. E li supera tutti? Bello il pezzo nel bosco, asfalto bellissimo come al solito. Che c***o. No, no, tu ti sei fatto male. Come hai fatto? Scivolata qua in curva, guarda lì. E hai preso il davanti? Sì. Non muovere la gamba perché adesso non senti male. No, ma io guardo. Luna è caduto uno. Come è caduto uno? Sì, ha distrutto la moto. Ho sentito un badabam, mi sono girato, ho visto la moto infilata nel guardrail. Porca vacca. L'ha distrutta. E il davanti non c'è più. La tiriamo fuori, proviamo. Non si riesce a... qua è incastrata, qua è incastrata. Sì, è proprio incastrata tra il manubrio e la carena. E facciamola da qua. Spingiamo giù qua. Aspetta, aspetta. Un altro po' a destra e indietro che c'è la ruota qui, eh. Ferma un attimo, c'è la pedana. Per portarla fuori si rabbacca tutto sotto. Già tutta rotta. Vai, vai. Ferma. Vai. Ma che è andato perché? Oh. E cerchiamo di tirarla in piedi almeno. Che danno che ha fatto? Dica, poi ho citato in pieno il faro. Sì, qui. Va bene che non sei volato di là? Guarda i pezzi dove sono andato. Quando sei qui? Lascia stare la moto adesso in questo momento. Pensa a te. Ah, grazie. No, è qua. Fai una cosa, che l'adrenalina in corpo non sento. Mettiti seduto, appoggiato. Appoggiato dove c'è il palo. Ciao. Mi raccomando, fateci sapere. Grazie. Aspetti tu? Se riesci a farci sapere tu. Ti scrivo anche in generale. Sì, come sta? Cosa ha fatto? Ciao. Siamo noi, gli si è chiuso l'anteriore, è finito proprio sotto il guardrail, ha distrutto la moto. Ciao! Ciao ragazzi, ciao ciao! Porca vacca! Io ti giuro, ho sentito una botta della Madonna, eh. Hai visto che prima c'era la Jeep a pick-up? Sì. Io pensavo che quello del pick-up avesse chiuso il cassone dalla botta che ho sentito. Però non avevo visto persone, ho detto boh. Infatti mi sono voltato subito a guardare e ho visto la moto infilata nel guardrail. Però Pietro l'ha visto in diretta e aveva già fatto inversione, era già davanti, quindi non ho visto bene. Poi quando mi sono avvicinato ho visto com'era conciata la moto. No, meno male che siamo riusciti a tirargli fuori la moto dal guardrail. Meno male che eravamo in tanti e siamo riusciti a tirargliela fuori e a metterla lì in sicurezza, perché non si poteva lasciarla.